Allora, famiglia, ho una bella sorpresa per voi. Siamo tedeschi? Non è questa la sorpresa. La vera sorpresa è che partiamo tutti per la Turchia. Ma allora cosa siamo, turchi o tedeschi? Tedeschi. Se il nostro è un paese di emigranti, ci sono nel mondo le nostre controparti, quei paesi che dell'immigrazione si sono avvalsi come forza lavoro. Inglese. Quando il nonno mi ha rapita, io ero incinta. Uno di questi è la Germania, che nel dopoguerra ha chiesto ed accolto manodopera da vari paesi, soprattutto dalla Turchia. A quei tempi bastava. È questa la storia che racconta Almania, concentrandosi sul 1.001 immigrato turco, sul suo arrivo, la sua nuova vita in Germania e quella contemporanea della sua famiglia, ormai giunta alla terza generazione sul territorio tedesco. Prego. Prego. Congratulazioni, lei è il 1.000.000 lavoratore immigrato in Germania, venga. È una storia raccontata con garbo ed ironia dal regista Yasemin Samdereli e la sorella sceneggiatrice Nesrin Samdereli. Quello non è un topo, figlio di un asino, è un cane. E allora perché non ha le zampe? Con ritmo vivace, dialoghi spigliati ed intelligenti, efficaci prove d'attori e buon gusto visivo, Almania scorre via con sicurezza. E quello che ci piace sottolineare è la compattezza di un'opera che sa cosa vuole comunicare e come farlo nella sua interezza, tra sorrisi più o meno marcati, momenti onirici e la giusta dose di emozione e malinconia. Almania. La mia famiglia va in Germania. Dal 7 dicembre al cinema.